Calisiti, una tradizione dell'enogastronomia pesarese locale che adesso si allarga e diventa Calisiti Week, coinvolgendo ancora più attività. Sì, sabato c'è stato Calisiti in via Passeri e adesso durante la settimana le attività che si sono rese disponibili, come potete vedere alle mie spalle nella vetrina è stato messo appunto la locandina di Calisiti, quindi potranno consumare le persone che anche nella serata di Calisiti hanno ricevuto questo tagliandino e di conseguenza andranno nelle attività del centro storico che sono circa 19 dove potranno assaggiare i vini dei nostri territori con un prezzo calmerato. Questo è stato un progetto che si è voluto allargare a tutto il centro cittadino anche per il grande successo che ha avuto la serata di Calisiti. Questa è stata la seconda edizione, siamo molto contenti e soddisfatti come amministrazione del grande lavoro di squadra che è stato fatto tra associazioni di categoria e la Riviera Banca che ha dato un grande supporto a tutto il progetto. È un supporto quasi si potrebbe dire necessario ma anche molto apprezzato visto appunto il periodo pandemico per ripartire e ridare nuova luce alle attività del luogo. Sì, devo dire che sabato ho visto molta gente proprio con la voglia di rivedersi, di abbracciarsi, insomma è stata una bella atmosfera, quindi anche il volere scoprire il territorio, quindi parliamo di chilometro zero, economia circolare, sono tutti obiettivi che l'amministrazione ma anche la politica in tante occasioni ha detto e in questo caso è stato concretizzato. Siamo con il titolare di Baghetta, una delle attività che ha aderito al progetto Calisiti Week, va dal 12 al 19 di giugno. Quali sono le aspettative e come mai questa adesione? Perché innanzitutto trovo questa iniziativa valida e in questo momento anche post-Covid, post-restrizioni, è sicuramente una cosa che fa bene a tutta la comunità, fa bene al centro storico. Sono contento per le attività di ristorazione in via Passeri che sicuramente avranno anche un riscontro maggiore rispetto ad altre attività sparse nel territorio del centro storico. È un modo per far conoscere le tantissime aziende vinicole del pesarese, tant'è vero che anch'io ne conoscevo una minima parte e ben venga insomma, no? Sabato scorso ho visto tantissima gente, è stato un bellissimo ritrovo, un modo per provare anche tanti nuovi tipi di vini e quindi siamo contenti, siamo tutti contenti.